Si è tenuta a Portonovo la cerimonia di consegna dei voucher del valore di 10.000 euro messi in palio dal progetto Interreg Med for Helix Plus. 6 le imprese culturali e creative che sono riuscite a coniugare al meglio le esigenze di altrettante aziende marchigiane del settore della blue economy. I progetti vincenti hanno interpretato in maniera ottimale la proposta di nuovi approcci all'innovazione nel settore dell'economia del mare, dal biopackaging per il confezionamento dei prodotti ittici ai tour in bicicletta elettrica di e-bike telling, dalla contaminazione fra terra e mare per lo sviluppo della cultura del cibo e della storia del territorio del progetto Sealand, fino all'app Beach Time che mette in rete gli operatori della costa per prenotare ombrelloni, ristoranti e servizi. Un settore questo molto importante in tutta Europa, se pensiamo che è un settore che impiega circa 5 milioni e mezzo di addetti e quasi 500 miliardi di euro di valore di produzione. Sono cifre queste destinate a crescere e a crescere in maniera sensibile, anzi quasi a raddoppiare da qui al 2030, che vede l'Italia insieme a Francia, Spagna, Regno Unito e Grecia tra i paesi più sviluppati. Abbiamo bisogno di innovazione anche nel settore della blue economy, perché è un settore questo trasversale che si presta a molte contaminazioni, perché pesca significa anche turismo, significa anche ad esempio cantieristica. E quindi è un settore questo dove Regione Marche sta investendo molto. I progetti che oggi sono stati premiati hanno un grandissimo valore aggiunto, cioè quello di avere all'interno del proprio partenariato anche aziende che appartengono ad altri paesi. Oggi un'iniziativa molto importante che non poteva non tenersi qui a Portonovo, all'interno di un parco regionale, arriva a del mare in un fortino straordinario che rappresenta un po' la vocazione di questo grande territorio, che mette insieme una tradizione marinaia importante, mette insieme un turismo di qualità, una grande attenzione per l'attività della pesca e quindi la blue economy a tutto tondo, che oggi si è sposata e ha trovato un connubio con l'innovazione, con le aziende diciamo innovative e quindi creative della regione. E devo dire non solo della regione Marche, perché abbiamo un esempio dove la Lega Navale di San Benedetto in un bootcamp ha trovato una collaborazione con un'agenzia di comunicazione albanese. Quindi anche la trasversalità e quindi la trasfrontalità di questi contatti, che chiaramente si muovono a tutto tondo in queste 8 aree pilota individuate da questo progetto For Helix. Quando Svim vince una call internazionale e mette a disposizione delle aziende delle Marche queste risorse, è un segnale molto importante per il rilancio di un nuovo modello di sviluppo che chiaramente poggia in questo momento su un pilastro che è la blue economy, quindi il mare e tutte le attività economiche che ruotano attorno al mare. The European University Table Tennis Open! Dopo i campionati nazionali universitari nel 2019 all'Aquila, le università di Napoli, territori non facili ma gioiosi, lo sport internazionale a Camerino, che come tutti abbiamo saputo e visto nel 2016, insomma, ha avuto un bruttissimo momento. Si riparte dallo sport, lo sport che non ha problemi di guerra, di razzismo e quant'altro. Si riparte da ragazzi che vengono da tutta Europa, quell'Europa che ci piace, dalla Turchia alla Russia, all'Inghilterra, alla Germania, quindi non solo l'Unione Europea e problemi magari economici o finanziari, ma l'Europa dei giovani. Il livello agonistico è alto, con molti giocatori nel ranking dell'ITTF, la Federazione Mondiale del Table Tennis, e quindi veramente ci sono delle condizioni eccezionali. Gli studenti dell'università che fanno da volontari, quindi lavorano, preparano l'evento e stanno insieme agli altri ragazzi. Camerino, capitale europea dello sport e del tennis tavolo, un'occasione importantissima, una manifestazione bellissima, importantissima per la città di Camerino, che torna ad essere al centro dell'attenzione anche dopo la visita del Santo Padre. Quindi abbiamo lo sport, celebriamo lo sport nelle sue forme, nei suoi valori di lealtà, di solidarietà e di amicizia.
amicizia. Quindi una grande occasione, un grande evento per la città, e che vinca il migliore tra i vari ragazzi che rappresentano 16 nazionalità europee che si confronteranno qui a Camerino in questo sport che conosciamo tutti e che amiamo tutti. That Camerino is a small city, but is important for historical. And I'm very proud that of this place, che ha dei precedenti molto positivi nella pallavolo di questa stessa organizzazione EUSA.